Presentato il bilancio sociale di Anaste Emilia-Romagna, cioè l'Associazione Nazionale Strutture Territoriali per la Terza Età, che in Emilia-Romagna presenta oltre 35 strutture residenziali. Il bilancio, nelle parole del presidente Gianluigi Pirazzoli. Noi con questa 11ª edizione vogliamo ribadire il concetto che Anaste, come sempre, crede molto nell'assistenza agli anziani che sono in continua crescita e lo dimostra con i numeri, sempre con la massima trasparenza e concretezza che è quella data dal documento. È chiaro che per dare questo tipo di assistenza occorre personale formato, occorre personale professionalmente preparato. E quindi anche questo richiede da parte nostra un investimento forte sulla formazione a tutti i livelli, perché per prendersi cura adeguatamente di queste persone occorre personale che sia adeguatamente formato. Non solo, noi riteniamo che la cura anche del personale, cioè personale che venga a lavorare in maniera serena, in maniera convinta, sia molto importante per poter ottenere questo risultato. È chiaro che tutto questo non si crea da solo, non si genera da solo. Occorre investire in tutto questo, così come occorre investire nell'ammodernamento, nella crescita, nella digitalizzazione degli servizi. Presenti a Bologna anche i vertici nazionali, rappresentati in sostanza dal presidente Sebastiano Capurso. Lo sentiamo. Il comparto si trova da anni in una situazione di grandissima difficoltà. Vuoi per la carenza complessiva di posti letto in tutta Italia, vuoi per la carenza di finanziamenti e quindi di risorse. La legge 33 di riordino del settore non ha portato i benefici, non ha portato le novità che ci aspettavamo. Non vediamo all'orizzonte iniziative concrete da parte delle istituzioni per risolvere i problemi che riguardano l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Quindi siamo molto preoccupati. Nonostante questo, abbiamo cercato, per quanto è nella possibilità delle aziende, di provvedere al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore. Questo ha assorbito notevolissime risorse, ma questo ancora è insufficiente. La carenza di personale, infatti, è ancora drammatica e abbiamo bisogno di iniziative immediate, concrete, rapide per venire incontro a questa necessità.